Sto cercando di mettere insieme i pezzi di questo puzzle. Alla fine dovrei ottenere l'immagine di un planisfero. Quando facciamo un puzzle, dobbiamo osservare attentamente ogni singolo pezzo, studiarne i bordi, per far sì che si incastrino perfettamente. Anche i continenti ricordano le tessere di un puzzle. Infatti, se guardiamo attentamente un mappamondo, possiamo notare che i continenti si incastrano l'uno nell'altro. Si vede bene nel caso dell'Africa e dell'America meridionale. Ma anche dell'Europa e dell'America del Nord. Dell'Italia e del Nord Africa. Dell'Africa e del Medio Oriente. Il puzzle è l'esempio di una teoria scientifica molto famosa. Infatti, l'idea che i continenti possano incastrarsi come le tessere di un puzzle è alla base della teoria della deriva dei continenti. Questa teoria è stata formulata nel 1912 dal meteorologo tedesco Alfred Wegener. Secondo Wegener, i continenti erano tutti attaccati e formavano la cosiddetta Pangea. Ma 225 milioni di anni fa la Pangea cominciò a staccarsi. Col passare dei millenni si formavano così continenti sempre più piccoli, fino a diventare quelli che conosciamo oggi. Ma il loro movimento non è terminato e continua tuttora. Secondo la più recente teoria della tettonica delle placche, infatti, i continenti si appoggiano su una ventina di placche, cioè frammenti di diverse dimensioni che sono le vere tessere del puzzle. Le placche però sono un po' diverse, perché si urtano, scivolano una sull'altra, si inabissano o si alzano. E questo dà origine a fenomeni disastrosi come le eruzioni vulcaniche, oppure i terremoti, che sono dovuti all'energia liberata dai movimenti delle placche. La Terra dunque è un puzzle molto particolare. Chissà come apparirà fra qualche milione di anni il planisfero. E quale immagine vedremo su un puzzle come questo?